tra i vini, per andare in ordine di importanza, di gradazione, eccetera, e nelle varie cose fatte in questa azienda abbiamo cercato un IGT, perché contiene dei vitigni leggermente diversi da quelli che sono la speziatura normale della Valpolicella, chiamato Concentus, che significa armonia. Ecco, è un vino che ha una bellissima e lunghissima durata, emoziona come gli altri. A differenza della Valpolicella, questo va meglio bevuto o sorseggiato praticamente solo mangiando, ma ci dà anche questo tante emozioni quante sono quelle di tutta la Valpolicella. Ecco, all'occhio è il colore è leggermente più intenso, proprio per le uve scelte da aggiungere durante i primi uvaggi, durante la vinificazione. E al naso vai più sui frutti rossi, sulla mora, sul sottobosco, caratteristiche di questi tipi di uve. Ecco, in bocca, con la giusta maturazione, perché deve avere i suoi 4, 5, 6 anni anche questo, per arrivare a emozionare tutto, ecco, in bocca lo senti più pieno, più carico, ti riporta dei frutti neri, più intensi, più particolari, comunque sempre emozionante. Alla fine, quando chiudi l'assaggio e lo ingerisci, ti lascia quel leggero tannino che non è proprio tipico della Valpolicella, ma che è perfetto quando mangi qualcosa di formaggi speziati, formaggi particolari, formaggi invecchiati o carne di qualsiasi tipo in qualsiasi maniera.